Dicevi prima che non ti piaccio, giusto? Forse sei troppo per me. Troppo in che senso? Faresti innamorare subito. Ha già deciso, sei qui per me. Certo, mi sembra di averlo fatto capire, no? Poi vabbè, se tu me lo chiedi così ufficialmente, sì. Can't believe it's over. I watched the whole thing fall, and I never saw the writing that was on the wall. If I only knew the days were slipping past, that the good things never last, that you were crying. Summer turned to winter, and the snow it turned to rain. Then the rain turned into tears upon your face. Oddio, oddio, avevo chiuso gli occhi, no? The girl you are today, and God, I hope it's not too late. It's not too late. Sai che bello innamorarsi? Immagino. Si fanno follie, e poi io penso che tu ne faresti tante di follie. Gioco secondo te? Sì. Gioco secondo te? Eh? Dopo questo un po' meno. Io con Christian non mi sento desiderata, Maria. Io voglio costruire qualcosa, ma io mi voglio anche sentire desiderata dalla persona che c'ho a fianco. A me impegni ancora a niente, non mi serve a niente, capito? Sono Paola, c'è Christian? A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. Ne ho a conoscere Valentina. Contemplare un addio non basterà, il bisogno di un viaggio è paura e coraggio, e sto qui. Ancora ci penso a te, sì. Non dimenticherò da ora in poi i paesaggi del mondo e le fotografie insieme a te. Ma ora salutandoti. Penso a tutto quello che ci siamo detti e penso al fatto che mi piace. Queste sono comode, di sedi, è stato quelle. A quattro occhi. Quattro occhi? A quattro occhi. Come non abbiamo mai fatto, forse? No, come abbiamo fatto alcune volte, ma magari non hai colto. Allora, Christian, i rapporti d'amore, per quanto mi riguarda, sono basati sulla fiducia. Io non mi fido di te e quindi non ti scelgo. Io la non scelta per questo motivo mi lascia comunque male, perché in questo programma io mi sono messo in gioco con tutto me stesso, mi sono messo in gioco con tutte le persone che avevo a mia disposizione per dimostrarti quello che effettivamente è il fatto che io con te sono sempre stato onesto.
probabilmente a te non sono arrivato come volevo, di questo mi dispiace veramente tanto. Io ti ringrazio per tutte le emozioni che mi hai regalato, perché sono state tante. Ti ringrazio perché ho vissuto qua, uomini e donne, forse l'esperienza più bella della mia vita. Ringrazio te, ringrazio Maria per tutta l'accoglienza che mi ha riservato. Non mi ha mai fatto mancare nulla. Io ero qua per te, ti ho sempre detto che il mio sarebbe stato un sì. E purtroppo mi sono anche reso conto, parlando con Gigi, che questa notte non siamo riusciti a dormire assolutamente, fino alle 4 di mattina. Rimanevo sulla frase che tu mi hai sempre detto: se di una persona non ti puoi fidare, è difficile costruire qualcosa. Questo, diciamo, che è il succo di tutto quello che riguarda me e riguarda te. È stato veramente un piacere e ti ringrazio di tutto. Ok. Ciao. Ragazzi, sì. Come stai? Sensazione strana. Sensazione non reale. Ma diciamo che lei ha riassunto in tre parole. Anzi, quattro. Non mi fido di te. Cinque. Non riesco neanche a contare le parole. Queste cinque parole, quello che è stato un percorso di cinque mesi difficile, travagliato per tutte le motivazioni che sono state chiare e visibili a un pubblico. E quindi effettivamente da un certo punto di vista ha ragione, se non ti fidi di una persona è veramente difficile poterci convivere. Sono emozionato perché comunque è innegabile che si sentono delle cose, si sentono delle emozioni, si sentono tutto quello che magari in cinque mesi è rimasto nascosto o non è stato reso visibile alle persone. La delusione in me comunque c'è, perché sai che ci speri sempre, no? Stare insieme ci vogliono tante cose. Adesso il mio dubbio era starà scegliendo, credo. Oppure non sceglierà. Questo non è. A questo punto spero che non scelga nessuno. Credo che quei momenti che abbiamo passato insieme, quelle emozioni, le abbiamo sentite veramente, però distingo sul fatto che magari quelle emozioni non sono state abbastanza per arrivare fino alla scelta, per arrivare fino a questo punto. Mi auguro che Paolo abbia provato delle cose, perché sennò sarebbero stati cinque mesi di finzione pura. E questo forse fa più male del no, non ti scegli. Il pensiero di Paolo rimarrà sempre, penso che nella mia vita rimarrà per sempre, perché è una persona che ho vissuto, quindi non puoi dimenticare una persona così, non si può. Credo che Paola sceglierà Carmine, lo sceglierà e lui le dirà di sì. Per comunicare la sua decisione a Carmine, Paola decide di indossare proprio l'abito che lui le ha regalato, ma a quanto pare le sorprese non sono ancora finite. Non mi ricordo più che gli devo dire.